Se sai far bene la spesa, il ristorante più buono del mondo è casa tua. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata? Quattro prove: manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti in studio a Cuochi e Fiamme, nuova puntata, ma stesso studio, stesso pubblico, stessa giuria. Fiammetta Fadda, Rosa Confetto, Riccardo Rossi, Blanche. Puro, impurezza. Chiara Masci, altro che impurezza oggi. Un po' osè oggi la Masci. Daenna, Daniela, Alessandro da Roma. Alessandro è sposato. Allora, quattro prove, tre vi danno i punti. La prima no, chi la vince sceglie il tema o il piatto della prova successiva. Quindi ha una sorta di preferenza e di vantaggio. La prima è di manualità. Tiramisù, l'umore anche, perché proprio è golosissimo. Avete di fronte a voi la base di crema, mascarpone, savoiardi e caffè. Dovete montarlo e farlo bello ammaliante. E fantasia e manualità insieme. Tre minuti, via! Tutto il pubblico, i cameraman, giuria, anche le autrici e la regista da dietro stanno puntando tutti quel mio bicchierino così farcito e goloso. Perché il tiramisù è la cosa più golosa? Cioè, bene o male, piace a tutti, non c'è qualcuno che dice no, tiramisù no. Ma guarda, secondo me bisogna trovare un motivo ancestrale. Io ce l'ho un motivo per cui non potrei, cioè, magari per variarlo, perché comunque l'uovo crudo pare che non va bene. Però io lo sento, quando ci sento quell'albume crudo dentro, montato, sa di uovo, non mi piace. È un motivo ancestrale per l'appunto, cioè rimanda a sapori infantili, a sapori dell'imprinting infantile. Hai capito? Cioè da 0 a 3, che noi siamo, come sai, una pappa plasmabile come il DAS, la plastilina, arriva quel sapore di zucchero, di cose, il biscottino. Ma il caffè a 3 anni. Ma il caffè ce l'hai l'odore di mamma che se lo fa per sé. Tu senti questo, sei piccolo, mamma, poi te lo fa mamma. È tutta roba che tu. Capito? No? La mamma di Riccardo lo faceva corretto, no, e lo faceva mangiare a 3 anni. Si vede. Bene. Che ne pensi? Che ne penso? Che io lo faccio. Mi piace il bicchiere, adoro il tiramisù, uno dei miei dolci preferiti. Lo faccio senza savoiardi, lo faccio con i novellini o con i biscotti un po' croccanti, certo, sempre bevuti nel caffè. E io l'albume non lo metto. No, allora c'è chi. Ci metti la vodka? No, si fa o con l'albume o con la panna montata, ecco, insieme. Allora, diciamo, se voi versate uno sciroppo di acqua e zucchero bollente sugli albumi mentre montano una planetaria, fate la meringa italiana, che è la base montata e molto più stabile con l'albume ovviamente cotto, perché lo sciroppo lo cuoce. Ti piace che metta in classico, magari con frutti rossi? No, io ti dico, quando in un ristorante tra i dolci c'è il tiramisù, a meno che non sia un ristorante famoso, perché ormai sono parecchi che dicono che il tiramisù se lo sono inventato loro, no? Dalle parti del Veneto, io cancello il ristorante. Bene, un po' demodé. Bene, ristoratori d'Italia avvertiti. 3, 2, 1, via. Stop. Via. Chi l'ha fatto meglio? Vediamo. Aia. Se volete prendere la forchetta e assaggiarlo, io ve lo faccio assaggiare. Solo io l'ho preso. L'assaggio. Guarda anche la stabilità. Possiamo vedere The Original? The Original, yes, l'ho fatto nel bicchiere, sì. Senti ste risate dietro. Vabbè, non era. Come si fa a decidere? Si somigliano moltissimo. Sono stati Very bravi, difficult. Pari non può pari essere. Pari merito. Fatemi un nome. Beh, la signora, no?
A questo punto diciamo la signora, visto che pari merito, diciamo la signora. Così, vabbè, dai, allora, applauso. Scegli. Agnolotti o cannelloni? Cannelloni. Ah, ti metti, girati di là un attimo. Guarda che orecchino a tema. Tema dolce, sembra vero. Tema dolce. Cannelloni? Cannelloni. Sono i cannelloni, il piatto per la prova di abilità. Cannelloni o cannellaus, come direbbe Riccardo Rossi. Che siano dolci, che siano salati, nessuno lo ha imposto, però vi impongo 30 secondi per entrare in dispensa e prendere tutti gli ingredienti. Altrimenti il campanello, invece che per un aiuto dato dal sottoscritto, vi servirà per tornare a prendere ciò che avete dimenticato. Questo ve l'ho spiegato, è chiaro? Via 30 secondi, dai, dai, dai! Antipasto? Un po' diverso? Sì. Prendete un rotolo di pasta Fillo e olio per friggere, con quello faremo cannelloni, per il ripieno. 350 g di baccalà, due patate, erba cipollina, mezzo bicchiere di latte, sedano, carota, cipolla, basta. Qua sui vostri gusti. 3, 2, 1, stop. Di qua pesce, di qua ciccia e olive. Gustosi, via, 10 minuti. Eccola qua, allora. Eccoci qua. Che ci fai? Io preparo un cannellone classico con baccalà. Ah, l'hai sentito mentre davo la ricetta? No. Uso il baccalà. Ah, bene. Visto. Bravo. Baccalà e cavolfiore. Sì. Con un soffritto di cipolla leggero. E poi un apperò con una crema di ceci. Ceci, zafferano. Zafferano e rosmarino. Fantastico. Eccoci. Vai Ale, dimmi. Io faccio un finger food, quindi tre cannelloni fatti a finger food, ripieni di pancetta, diciamo alla siciliana con l'aggiunta della pancetta, quindi olive taggiasche, paghino, del basilico, dei capperi e un pesto leggero leggero da mettere d'accompagnamento. Cos'è quello? Vino rosé. Vino rosé. Bene, fate andare tutto, vi vedo a belli padroni della cucina e questo ci fa molto piacere. Guarda. Do la mia velocemente. Sì. Prendete degli stampini, quelli per fare i cannoli, classici, anche dolci. Li avvolgete con la pasta Fillo, fate due o tre giri, li sigillate appena con dell'acqua oppure con un pochino di uovo sbattuto e li friggete in olio molto caldo. Li sollevate con uno stuzzicadenti in modo da far scolare l'olio anche da dentro il cannellone e da freddi li sformate, saranno croccantissimi e leggerissimi. Poi preparate un fondo di cottura con del cipollotto fresco o del porro, fate cuocere le patate affettate dentro, ci mettete il baccalà, coprite con il latte e fate ridurre piano 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 piano. Non salate perché non servirà. Questa massa la frullate e la fate raffreddare. Con un sac à poche riempite questi cannelloni e li passate lateralmente in pochissima erba cipollina tritata. Sembrerà un finto cannolo siciliano con la cremosità del baccalà dentro data dalle patate e la croccantezza fuori della pasta Fillo. Senti, ti stupirò, ma io non amo molto il cannellone. Perché? Non mi piace il... Poi c'è la besciamella, spesso si dipende mette... Dipende che ci mette. Il classico che classico, magari... Il retro, quello dal bergone, capito? Allora, te spinaci dentro con la salsa al pomodoro sopra. Ecco, già meglio, però poi alla fine non mi piace quel tubo. Che ti devo dire? Mi piace più la di raviolo, capito? Perché magari non l'hanno mezzo fatto bene, perché sono convinto che a Bologna... Magari, volentieri. Ma però ha ragione, io non sono una che sostiene il cannellone. Cioè questa teglia, ne ho viste troppe di queste teglie ripiene di cannelloni, poi dopo è abusato dovunque, non dico che una volta ogni tanto fatto come Dio comanda in casa, però guarda, un cannellone che mi è piaciuto è fatto con farina di castagne, poi dentro riempito con un formaggio morbido, una salsa di porri e sopra delle cipolle croccanti. Questo che ho assaggiato, però sai che è se lo fai, che ne so, con una crespella, infatti, anche con la crespella, rotoli tutto. Per cannellone, no, è il cannellone, anche quello è la forma. Sì, la forma. Io ultimamente, sempre come li ho visti fare, purtroppo, aprire una busta surgelata da 5 kg con il cannellone già pronto dentro, buttati in teglia e coperti di pomarola, lasciati decongelare e infilati in forno. In albergo
No, non generalizziamo, diciamo, però dici, spesso però, diciamo lì, che è così, che ormai è così. Diciamo che i piatti pronti, cioè le basi pronte surgelate, entrano sempre più spesso nella ristorazione, soprattutto quella sui grandi numeri. Allora, cavolfiore e baccalà vanno a farsi saltare in padella. Sì. Qua c'è rosmarino, ceci e olio, una delle passatine più famose ormai della cucina italiana, grazie a un certo Fulvio. Di qua, cucina più maschia, pancetta che si salta, cipolla. Scalogno tritato, tagliato a coltello, abbiamo sfumato con vino rosé e adesso andiamo ad aggiungere dei pachino tagliati in quattro. Dimmi la verità, sei contento che finalmente puoi cucinare per fiammetta fadda? È un onore per ha me. Dichiarato questo, che voleva l'ora di cucinare per te. Attenzione, perché fiammetta è anche una ma persona. Io appunto per questo spero di fare buona figura. Ma fiammetta non fa una critica in senso brutto, perché le può fare per un ristorante che ha delle pretese. Dà dei consigli, come diamo sempre, per come migliorare e capire dove si è sbagliato. Così tu la migliori e a casa la fanno già buona. Oppure un complimento perché l'ha fatta molto bene. Esatto. Io sono a casa. Ti posso dire che tu da domani ti sentirai un uomo migliore, un uomo diverso. Perché io che ho cucinato per fiammetta fadda già due volte, se non tre, ti posso dire che dal giorno dopo chiunque mi osa dire una parola dico te stai zitto che l'ha mangiato fiammetta fadda. Acquisti sicurezza. Capito? Puoi dire questa frase. Diciamo che, dico per fiammetta fadda, che Riccardo ha cucinato anche per me. Sì. E non è che riesce a dire tanto, perché comunque sia o mangi o mangi. Cioè, diciamo che vige anche un certo timore reverenziale, vista la pazzia in senso buono di Riccardo Rossi. Due minuti, Quindi pesto fatto, un pesto liquido, diciamo. Ok, i cappellini dove li hai messi? Non li hai utilizzati ancora? No, adesso li metto come ultimo, non vorrei... Il vino? Vino già sfumato, già usato per sfumare la pancetta, lo scalogno e i pachino. Adesso mettiamo all'ultimo proprio. Non dovete andare in forno, vero? Assolutamente. No. Che stai aggiungendo? Un po' di peperoncino. Ci piace. E qualcosa. Denocciolate. Ci proviamo. Allora, tu sei sposato, questo l'ho visto dall'anello, con chi? Sposato con Emanuela. Che salutiamo. Ciao Manu. Mi aspetta mia figlia. Tra e due si chiamerà mesi. Fiammetta, pensa. No, Valeria. No, adesso. Tra due mesi, quindi diventerò papà. Che bello, un applauso. Un applauso. Quanti anni hai? Io, 28. Quanti? 28. 28. Chi? Lui o lei? 28 figli, lui, pensa già. 28. No, 28. E sto pensando... Vabbè, io... C'è tempo, si dice così, c'è no? C'è tempo. Si dice così, bravo. Basta trovare quella giusta. Si dice così faccio. Pure quello. Cambiamo argomento perché mia mamma segue il programma e poi mi telefona. Signora Ruggiati, c'è tempo. Qua come siamo messi sentimentalmente? Nessun impegno. Bene, che fai stasera? una battuta. Ma visto che non ci dirai mai se cucini per qualcuno... Perché maschietto a casa, ti chiedo la solita mia domanda di rito. Sì. Se volessi cucinare per un personaggio famoso? Fiorello. Fiorello, che è un mio conterraneo, è un personaggio che mi piace molto e per il quale penso sia anche una buona forchetta. Non lo so. Fiore, è spesso a dieta. Fiore, se vuoi ci mandi una mail e noi ti giriamo il numero di telefono. Guardi, dico solo una cosa. Dovrei andare tu da lui perché non si muove. Non si muove. Lo sai. Bene. Ok. E che piatto li faresti? Penso che gli farei un piatto siciliano rivisitato. A me piace molto abbinare il nord e il sud, quindi un piatto piemontese abbinato ad un classico siciliano. Stop Ale, velocemente, subito. Io te l'ho cantato i minuti prima, ma ti ho visto un po' distratto. Velocissimamente. Ti regalo questo piccolo vantaggio dicendo che nella tua città c'è una buonissima squadra di pallamano. Sì, è vero. Ho giocato contro, ai tempi. Faccio il volo, la faccio uno. Qual era la tradizione piemontese con la... Con un classico della mia tradizione siciliana, che potrebbe essere una caponata abbinato, fatto magari con gli ortaggi tipici della bagna cauda piemontese. Va bene. Su!
Assolutamente. Ah, più che un cannellone, ma una lasagnetta. Una lasagnetta, infatti. Perché ti... cioè, avevi tutto pronto lì. Il sugo andava da solo, cioè dovevi solo buttarci dentro le cose. Ti sei perso in niente. Vabbè, però... alla fine è venuto. L'unica cosa che vi dico è che la prossima volta sarò un po' più fiscale con il ritiro del piatto. Sì. L'invidio. È molto buono, perché la sfoglia è talmente sottile, talmente delicata, che fa sentire ovviamente perfettamente ripieno. Per cui cosa fondamentale, molto molto buono, ottimo l'abbinamento del baccalà, che si sente di sapore, con il cecio lasciato non in crema, ma... un po' interi. Sì, dunque, già ti devo dire la forma, bravo, già mi hai capito. No, oggi sono sicuro che dopo questo Riccardo mangerà cannelloni. No, ma no, perché tanto questi, non... questi. Ecco, pum, ah, bravo. Vai a N e te li fai fare. Certo. C'è il baccalà dentro. Ah, no. Già, colpito con la faccia. Sì, io cecio l'avrei preferito un più po' frullato. Più, bravo. E traduco. Tu gesticola, io lo faccio. Un po' così, però buona idea. C'è anche il cavolfiore che dovrebbe addolcirlo un po'. È vero, ecco, c'era pure quella cosa pazza che sentivo dopo. Ah, ormai è pazzo anche il cavolfiore, fiammente. Dì qualcosa. Taglio. Sì. Che tensione. Invece a me questo cecio che si sente piace molto, che è chiara, sì. Un po' schiacciato e un po' presente, anzi se fosse anche addirittura un po' più duro quasi mi piacerebbe di più. Comunque è molto indovinato e molto morbido. Non ha un salato aggressivo ed è giustamente condito ed è molto lieve, molto leggero. La salsina ci va messa sopra? Sì. Posso farlo io perché mi sembra? Sì. Bello, eh? Potrebbe essere anche proposto così con il cameriere, se posso ristorante, che ti serve la salsina. Ormai i nostri concorrenti studiano prima i gusti della nostra giuria, perché vedo sempre della pancetta, del grasso, perché sanno che su Riccardo almeno ci prendono. Allora, è molto buono anche questo. Estremamente delicato come sapori, nonostante gli ingredienti, perché anche l'oliva è molto saporita ovviamente. Estremamente mediterraneo anche questo, peccato che non sia, sembra più un raviolo aperto o una lasagnetta quasi, non è perfettamente venuto. L'idea del finger food sarebbe stata carina, però ripieno, è molto buono. Ah, giusto, da venire fuori un finger. Mm-hmm. Vabbè, cambiare il progetto in corsa non è un, non è un difetto. Voleva fare dei piccoli cannelloni tagliati, penso, no? Sì. Dunque io faccio così in modo da lasciare il piatto più succulento e fiammetto. Ti devo dire, tra l'altro, che io non ho capito niente cosa è successo quando ti sei arrabbiato con lui, per cui... Non mi sono arrabbiato. Se, insomma, va bene, seccato. Perché tutto questo sughetto, dove alla fine c'era solo da tagliare due cose, andava da solo, lui è stato a curare, a girare questo sughetto, per poi scottare la pasta nell'ultimo minuto, mentre c'era bisogno sempre di dare un po' di lavoro, di forma per l'impiattamento. Il sapore c'è. Il sapore c'è. Un cannellone ovviamente no, però ti posso dire una cosa, ma chi se ne frega? Cioè, proprio, guarda, è irrilevante. Ma non era un cannellone, eh? Non importa. C'è il maiale dentro. Ma... Però era il tema. Sì. Questo è... Quando a scuola ti danno da fare un tema e sbagli, lo puoi scrivere benissimo. No, no, quando lo scrivi bene la maestra. No, è blu, è blu. Dice blu. Fuori tema, è però blu, poi la madre. Il tema è. Vabbè. Si dice vai fuori tema così. Comunque lo possiamo perdonare anche, sì. Perché, per esempio, Gualtiero Marchesi ha chiamato raviolo aperto quello che in realtà è un foglio. No, scherzo, l'ho detto apposta. È un foglio come quello di una lasagna, in buona sostanza.
e va benissimo, quindi questo è molto ricco. Mettiamola così, dai, vediamo se lo salviamo. Questi due fogli tagliati stretti e lunghi riprendevano dall'altro la forma del cannellone. Ecco com'era. Ecco com'era, capito? Cioè era così. Il cannellone aperto. Sì, gualtiero. Beh, un cannellone che a me piace perché è poco cannellone, quindi non ha tutta quella pesantezza cremosa del cannellone, è molto pulito, è praticamente un velo come un'ostia su cui riposano degli ingredienti saporiti molto mediterranei. Ti è? Vai, vuol dire che sono piaciuti perché sono troppo buoni, vai. Io poi, ti posso dire una cosa, ma allora avevano già il cilindro pronto? No, facciamo il foglio. Ah, e allora come può avvenire? È un po' impossibile. Perché come pensi che li faccio cannelloni? Mica li stampo in tondi, No. È pasta e poi si arrotola. Ah, chi l'ha rotto? Lo chef? Esatto. Chiunque, sì. Cosa quello? Ma io non ho capito niente comunque. Dai, adesso vediamo lui. Dai, date una fiammetta. Fiammetta, prego, scusa. Il voto tuo. Addirittura. Ci sarà da discutere. 14 a 13 per Alessandro. Anche se la qualità mi è piaciuta. Vabbè, ora sentiamo il notaio, pubblicità. Amici di Cuoco e Fiamme, cannellone era il tema della prima prova. 14 e 13, un punticino solo per Alessandro, che sceglie tra pasta cataifi o pasta sfoglia. Pasta cataifi. Più alternativo. Riccardo tanto ormai la conosce. La pasta cataifi, l'ingrediente principale della prova di creatività. Pasta cataifi. Va fatta velocemente, altrimenti si asciuga, fritta soprattutto, se volete. 10 minuti per fare la ricetta e 30 secondi per prendere tutti gli ingredienti che vi servono dietro di voi. Vai! Allora, oh cosa ho visto, quanto sono buoni quelli! Fichi d'India, cioccolato di Modica! Questi li chiamo brutti buoni, come li chiami tu? Beh, tipo biscotto secco, li chiamo brutti ma buoni. Poi, yogurt o panna, non so cosa sia, succo di limone, gamberi, patatina novella, filetto di platessa, pangasio. Cos'è? Pangasio. Pangasio. Stop al tempo. Mazza, quanti ingredienti. Lei dolce evidentemente, lui pesce. 10 minuti, via. Passo da lui. Eccolo. Mi servirebbe di pulire i gamberoni. Lavori da sguattero per lo chef. Comì. Vabbè. Comì. Che Gran fai? Comì. Faccio un fish and chips accompagnati da una salsa allo yogurt, diciamo acida. Ok, un fish and chips, quindi si frigge. Sì, quindi si la frigge. Prima cosa che si fa quando si frigge è mettere subito il pentolino con l'olio di semi, così diventa bello caldo. Seguiteci da casa e quando arriverete qua sarete molto più preparati. Esatto. Ok, quindi il gambero lo avvolgi nella pasta cataifi, come si fa spesso, diciamo, tante persone. Scotto poi il pangasio, sì. E idem farà la stessa fine. E idem farà la stessa fine, che vuol dire? Cioè, il pangasio appena scottato poi verrà avvolto nella pasta cataifi e... Perché lo cuoci prima? Perché c'ho pure rimane un po' troppo... Ok. Ma proprio una scottata. Ok, va bene, ricordati che se lo cuoci potrebbe diventare più fragile poi per mettere dentro. Paprika forte va dentro la salsina che stai preparando? Sì, sì, sì. Bene. La patatina la friggi intera? No, no, la taglio in quattro. Però lascio, diciamo, lascio la buccia. Quindi... Assolutamente sì, sulla novella va sempre fatto. Bene. Allora, hai un personaggio famoso per cui cucineresti? Fiammetta fatta. Fiammetta fatta. Fiammetta fadda, ci proviamo. Riccardo Rossi. Personaggio famoso, anch'io voglio cucinare per fiammetta fadda, cosa che non ho ancora fatto. Come mai? Che Fiammetta è molto impegnata. Ah. È sempre fuori. Io la sera gli dico, Fiammetta, io sto in albergo, che faccio? Cucino per te? No, se ne esco. No, però l'ho invitata a Milano. Ora, quando saremo liberi dalle trasmissioni, io cucino per tutti. Vengo pure io.
Vengo pure io. Saremo un po' tanti, però io spero di non essere mai libero da questa trasmissione, e quello è il bello, perché siamo belli e bravi. Un applauso a Cuochi e Fiamme. Anzi, non ce ne andremo mai. Bene, scusatemi se mi sono preso questo spazio pubblicitario, però ci stava. E il mio lavoro l'ho fatto, pulisco qua, i gamberi sono lì, io te l'ho sgusciato, non ho tolto il filo nero interno. Ti piacciono i dolcetti, l'abbiamo capito dal tuo look all'orecchio, però dici che ci fai con questi? Questi biscotti sono spettacolari. Sì, brutti ma buoni. Tra l'altro li fanno benissimo. Mia mamma è di Messina, di un paese in provincia di Messina, e ne fanno veramente di buonissimi da quelle parti. Per farli a casa sono anche abbastanza semplici, insomma, da fare. Si seccano, si lasciano nel classico barattolone, quello di latta. Sono buoni buoni. Quindi brutti ma buoni, ricotta. Crema di fichi d'India, noci, cioccolato di Modica al peperoncino, cannella. È una sorta di cannolo siciliano, perché dentro c'è ma la ricotta, friggi? Però. No, la pasta. La pasta forno. Sta cuocendo in forno. Quindi è un dolce, sì. È un dolce. Un dolce, sì. L'avevo dichiarato all'inizio. Qua stiamo tagliando la patatina. Io ti stupirò, ma la pasta Kataifi la conosco perché la mia amica Valentina Bonessi me l'ha preparata con dei camperi. Chi? Valentina Bonessi, nome e cognome. Cioè una così? La mia amica, amica, che tra l'altro è molto brava, figurati un po' a cucinare, e quindi me l'ha messo con questi spiedini lunghi, eccetera, così, me ne sono mangiati, mi ricordo, 75 o 77 quella volta. Molto buoni. Quindi ho detto buona questa bava secca, e lei si chiama pasta Kataifi. Chi me l'avrebbe detto che un giorno pure Simone Ruciato lo sai che me la preparava? A parte le varie cose che ci puoi fare, anche se uno vuole rimanere proprio nella semplicità più assurda, la prendi, la friggi così, una padella molto larga. La tiri su? La tiri su, l'asciughi, e sopra ci serve un fritto di pesce. Dà questo effetto nido. Ah, tipo di paglia. E poi lo sali e lo puoi anche mangiare. Ah, carino. Carino. Capito? Beh, intanto questa sua amica ha anche una scuola di cucina, per cui si capisce. La conosce pure Giannetta, brava, è vero, hai ragione. Cui, presentatemela. Amiche? No, scusate. Ha una scuola di cucina. Poi questa sua... Questa ricetta che tu hai suggerito mi piace molto. Sì, perché molto te la mangi, soprattutto la paranza, sai quel che appoggi lì. E poi con questa, cioè ammorbidisci il discorso del pesce, con questa, anziché le chips, c'è la pasta Kataifi. Mi sembra molto carino. Sei veramente ingestibile, eh? Scusa Fiammetta, ma mentre mi parli io devo riuscire anche a mantenere un certo... a plomb. Qua stiamo scottando il pancasio, i gamberi vanno a farsi vestire di pasta Kataifi, le patatine quando le friggiamo, che mancano 2 minuti e 40. Mi dai 30 secondi? Sì. 30 secondi soltanto. Allora, prendete la pasta Kataifi, fate dei piccoli mucchietti con le mani, come se fossero delle piccole focaccine, e le friggete in abbondante olio di semi, molto caldo. Fatele poche alla volta, altrimenti si attaccano. Le sollevate e le lasciate asciugare bene. Se proprio volete disidratarle, farvi perdere l'olio in eccesso, le potete anche passare un attimo in forno. Poi preparate una tartare di qualsiasi tipo di pesce. Mettiamo tonno. Tagliate il coltello, condito con sale, olio, pepe e un pochino di limone, un'erba aromatica pesciere, che ne so, della mentuccia, sesamo che dà croccantezza, fate delle mini tartare e le appoggiate sopra alla fillo, anche a polpetta, sembrerà un piccolo ovetto con sotto la parte bianca e sopra la parte rossa del tonno, una sorta di piccolo finger food o antipastino che sia, semplice, perché spesso ad avvolgere intorno è molto carina come idea, però se non si è veramente bravi e si fa precisa entra l'olio dentro. Che devo fare? Se per favore, chef, esci... Brava, mi sei partita bene. Puoi uscire i cannoli dal forno e riempirli con la ricotta. Grazie. Belli caldi, grazie. Ero capito perché il per favore, chef. Allora, scottano. Quindi, pinza. Questa parte della cucina qua, davanti al fornello, non la usa mai nessuno, ma è la più ampia. Non sono cottissimissime, però ci proviamo.
però dici? Temo di non arrivare col tempo. Allora. Manca un minuto circa. Quindi riempirli con la ricotta. Hai visto come si è giocata bene l'aiuto? Se l'è giocata molto bene. Ma solo questa hai fatto? È poca. Ah, forse mi basta, dai. Sì. Forse mi basta. Farli così e poi riempirli è un po' più problematico. Questo lo dico non perché lo devo fare io, ma perché effettivamente sono così. Un po', non sono proprio precisissimi. Quindi lo so. Allora si fa uscire l'aria. Coltello. Pochi secondi, tipo 20. Vediamo di farteli velocemente, da. Uno, te li metto sopra? No, così. Mettili dove vuoi. Grazie. Due. Questo è un po' così. Stop al tempo, stop, 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 stop. Impiattare. Impiattare. Ho detto metti la patatina. Pronto. Fish and chips al 2. Ragazzi. Fatemi stare in fondo. Sembra facile da televisione. No, vi siete, esatto. Sembra facile, avete fatto due piatti abbastanza difficili, comunque ce l'avete fatta. Allora, eccezionalmente parto dal fritto, giustamente. Sì, salato. E vi faccio una cosa, tanto la presentazione l'avete vista. Siccome c'è la patatina in fondo, io faccio questo. So che è meno scenografico, ma almeno prendete tutto. Sì. Scotta. Guarda qua cosa c'è rimasto. Una sola. Ne prendo metà. Sì. Allora, il gambero ovviamente con la pasta kataifi è una certezza, difficilmente si sbaglia. In questo caso secondo me è rimasto un po' unto. La patata non la considero, è, non è stata cotta bene, è rimasta cruda anche quella. Il gambero è cotto, è molto buono, però purtroppo nonostante la croccantezza della pasta kataifi c'è molto unto, sì. E la salsina secondo me non sgrassa abbastanza. Sì, ma non ho capito, questo fa parte del platone. Sì, doveva essere forse avvolto anche quello nella pasta. Comunque, un fish and chips. Vabbè. Per questo che io ho dato la ricetta e ho detto che sì, viene sempre vista avvolgere degli ingredienti, ma se non si è molto precisi nel farlo, si lasciano spazi vuoti, si fa un po' di corsa, si rischia di far arrivare l'olio a diretto contatto con l'ingrediente e così diventa unto. Questo cos'è? Pancasio. Eh? Cernia. No, tipo, anche, buono. Buono. Buona questa cernia. Così. Questa cernia lunga è buona. La patata è proprio... è rimasta cruda la frase che hai detto tu, dall'incidente virtù, non metterla e buonanotte al secchio. Oppure si sbollenta un attimo, si taglia e si frigge. Oppure la fai sottilissima. Tipo non mi sembra francamente così mal cotto, voglio dire, non è perfetto, però volentieri lo mangerei così in molti ristoranti che te lo servono ancora meno correttamente fatto. La salsina va molto bene perché dà l'impressione di sgrassare un po'. La presentazione era aggraziata. Non ho capito molto il perché anche di questo pesce. Perché doveva essere avvolto e fritto. Lui anche ha voluto lui scottarlo prima. Vabbè, comunque discretamente riuscito. Dessert. Allora qui, non so se vuoi dirlo tu, se vuoi dolla, come io mangerei questo dolce. Prendete un cannolo con la mano destra, in fondo. Roteatelo ampiamente nella purea di...
fico d'India, per poi intervallare nella grattugiata di cioccolato di Modica al peperoncino e poi inseritelo nella vostra boccuccia, perché se lo tagliate si sbriciola tutto. Allora, qui intanto prima cosa che apprezzo è l'aver utilizzato la pasta Kataif in questo modo, perché normalmente il cannolino lo vediamo con la pasta filo o con altri tipi di paste. Mi piace molto, rimane estremamente leggero, si sente benissimo ripieno ed è ottima l'idea del fico d'India, perché è un abbinamento perfetto e anche con la cioccolata di Modica che contrasta assolutamente, perché ovviamente è più amara. Buono. Guarda, ti darò una ricetta, leggero, Chiara, per il blog, dove dei cannolini di... Pasta filo? No, di... cannolino siciliano un po' alleggerito, fatto col vino, lo servo con una purè di fico d'India perché ci sta proprio bene con la ricotta. Infatti, anche il cachi. Anche il cachi, sì. Giusto. Vero. Devo dirti che sbaglierò, perché non è che sono esperto. Sento che la pasta Kataifi non ha un suo sapore. No, infatti non lo ha. Però col campero, ad esempio, così come è fritta, fatto al forno, è proprio flat. Però serve a dare croccantezza alla massa cremosa che è dentro, cioè non è che deve essere venire buono. Il ripieno è proprio tipico. Si sente l'amaretto, cioè il brutto ma buono, che non ho visto un po' pochino in quella crema. No, si sente poco. Trovo giusto la cioccolata. Non ti è piaciuto un granché, o no? Non l'ho capito, mi sembra... Ma la salsa di fico d'India l'hai legata poi? Sì. Con un po' di maizena. Allora, sarà che bisogna... Io lo mangio così. Ecco. Sperando di farcela. Allora, versione siculo mediterranea di quelle pastine con la crema che si mangiavano la domenica. Molto carina l'idea del fico d'India. Purtroppo il cioccolato con il piccante non è arrivato dentro e quindi il sapore resta molto omogeneo, andava spolverato con più abbondanza, però è molto siciliano e molto identitario. Votate prima, allora facciamo così, votiamo prima il dolce, così ritorniamo sul canonico gessetto rosso, in questo caso per le donne. Alessandro invece col fish and chips. Bei colori però. Sì. Per 11-6 vince la prova Daniela. 24-20. Siamo lì, eh? Allora. Piadina o pane carasau? Aspetta. Per una prova di presentazione, quindi pensa a farci qualcosa di articolato, ma non da curare come il sapore. Piadina. Romai. E la piadina è il piatto per la prova di presentazione. Allora, signori miei, qua la spesa non c'è da farla, avete tutto di fronte, dal pesce al fagioli, pollo, tutto per elaborare visivamente una piadina. Ripeto visivamente perché non l'assaggeranno, serve a vedere chi è più bravo a fare una presentazione, quindi scelta cromatica, struttura, addirittura la scelta della porcellana su cui poggerete la vostra creazione. Avete 7 minuti di tempo per farlo, via! Che ci fai? Allora, io faccio un cartoccio di pesce con cipolla rossa. Uso la piadina un po' come si usa la ingera etiope, quindi sia da... Infatti, contenitore. Mi sono un po' stupito quando hai scelto questo tra quello e il carasau, perché il carasau, bene o male, un po' tutti dicono faccio una parte croccante, la viada è un po' più complicata, concentrata verso quella splendida regione che si chiama Romagna, e saluto tutte le e gli amici romagnoli. E siccome mi piacciono molto le commistioni di sapori e tradizioni della nostra Italia diverse, mi piaceva unire appunto la piadina ad un classico uso che se ne fa in Sicilia, che è quello del pesce fritto insieme alla cipolla rossa.
anche perché la Sicilia è molto influenzata anche dalle cucine un po' etniche, più speziate, eccetera. Fai quindi una sorta di wrap, cioè la rotoli. Sì. Ho capito. Quindi potrebbe essere anche uno street food. Assolutamente sì. Beh. È un cono a portè. Qua stiamo portando al punto di fumo dell'olio. Troppo alto. Un pochino, te lo tengo io così. Sto comodo. Sì, mettilo qua perché il wok è così sottile che prende, è per questo che si usa per fare le cotture a fiamma molto vivace, però devi stare attento, sennò appena la tuffi dentro si brucia, anche se non l'assaggiano però. No, beh, sì. Cosa usi, il pollo tu? Sì, il pollo, e poi faccio una piadina, io la chiamo Messico Italia, ovvero del petto di pollo a listarelle con del curry, insieme ai fagioli neri, un po' di cipolla e tabasco, però dentro alla piadina che è italiana, quindi Messico Italia. Comunque lei diceva giustamente che è, sì, la piadina super italiana, super romagnola, però riprende tante altre, tipo la pita, tipo tanti altri, tanti altri pani da avvolgimento, che più che pane se per sé diventano contenitori, sì, appunto. Ti volevo chiedere una cosa, perché lui fa questi fagioli neri messicani, no? Allora, ti volevo chiedere una cosa, dato che tu sei toscano. Questo è un rosso, più tendente al rosso. Sì, perché i toscani, alcuni toscani mi hanno detto che ritengono e hanno una intelligenza superiore rispetto alle altre regioni d'Italia. Già si è fatto così, sono un po' campanilisti. Rispetto alle altre regioni d'Italia, perché voi da secoli vi nutrite con i fagioli zolfini, che avrebbero un enzima particolare che rende acuto il cervello. Allora. E quando vedi lui ti rendi conto quanto non è vero niente. No, scusa, ma a me... Ripeto, strozzando Riccardo Rossi. No, lui ne ha mangiati tanti. Lui è caduto nella pentola da piccolo. Come allora, no, perché mia nonna li cuoceva nel fiasco. Nel fiasco, ottimi. Secondo me dicono così perché il fagiolo zolfino penso che sia uno dei prodotti più buoni a livello di legumi. Sono veramente fantastici. Però ti rispondo dicendoti, gli inglesi dicevano che erano i migliori in volo aereo da caccia perché mangiavano la confettura di mirtilli che farebbe bene agli occhi. Esatto, quindi, è vero. Secondo me c'è un po' di leggenda dietro. Non è vero. Comunque, se siamo molto intelligenti, cosa deriverà? Mistero. Torniamo un attimo dal facciuolo alla piadina. La piadina, sì. Vai Chiara. Che tu ci sei anche vicina. Io lassù. Ci sono molto vicina da Emiliana, però la farei, da noi si mangia normalmente con squacquerone, rucola, i condimenti classici, i ripieni classici. Io la farei con la soppressa trevigiana e con il radicchio trevigiano e poi con un formaggio morbido che la possa amalgamare, per cui una roviola o anche, perché no, uno squacquerone, però con sapori un po' diversi dal solito, perché dalle nostre parti più o meno si trova sempre con gli stessi ingredienti. Allora, 1 minuto e 40 secondi circa di tempo. Attenta alla cottura. Sì. Quindi la cipolla le vedo una parte fatta come? Fritta. Una parte fritta poco. Sì. E adesso stai friggendo il pesce. Sì, infarinato in farina di ceci che gli dà una buona croccantezza. Bene, faccio vedere alla giuria che la piadina è stata scaldata e poi messa nel cartoccino, così questo la fa respirare, permette di farla ridiventare un po' croccante. E dentro mettiamo tutto. Alla fine l'ho usata proprio come cibo da passeggio, diventa un pezzetto che stacchi per intervallare bocconi di pesce. Qua stiamo con buona manualità finendo di far legare questo sughetto con curry. Ci hai messo anche il formaggio dentro? Sì, ecco, metterò un po' così, un po' qua e un po', però proprio all'ultimo voglio mettere quella datolata, cioè adesso, e poi all'ultimo. Ma hai mangiato il burrito, Riccardo? E mi ricordo il nome, l'avrò letto sul menù, qual è? Sul menù, allora in Messico? No, sì. No, vabbè, a Roma si sa, quei Tex-Mex così, burrito è scritto spesso, no? Certo. Beh? È bello perché si prende questa, una sorta di piada, è una cosa diversa, però insomma l'idea della piada è quella e si comincia con proprio una purea di fagioli, poi si mette la carne, si mette un po' di tutto, la cipolla, e ognuno se lo compone. È bello da veder fare perché se lo mangi in uno street food fatto bene con persone che ce l'hanno di tradizione, è molto veloce, insomma, è molto bello anche da vedere fare. Signori, avete 5, 4. Ricordo, io l'ho detto adesso, stop al tempo. Non mi avete ascoltato, secondo me. O perlomeno qualcuno sì e qualcuno no. Perché avete fatto delle ottime ricette,
ma la presentazione lascia quanto a desiderare. Non tutte, non però tu, hai curato molto il piatto. Comunque, non si sa. Adesso ci pensano, magari l'assaggiano anche. Vi do il tempo di farle raffreddare un secondo. Noi, pubblicità e torniamo subito per vedere chi ha vinto la puntata di Fuochi e Fiamme. Cucina, c'è un bel profumo, qua abbiamo fritto, di là abbiamo saltato. 24 a 20 per Daniela. Allora, Daniela, siciliana, si è fatta giustamente influenzare dalla sua cucina e dallo street food che puoi mangiare dalle sue parti, racchiudendolo nella piadina romagnola resa a cono. A cono, infatti l'idea di utilizzare la piadina come contenitore a cono, secondo me è l'idea vincente di questo piatto. Molto carina perché è semplice la presentazione, però richiama lo street food con anche questa carta ovviamente, e il colore della cipolla di Tropea richiama quello del piatto. Quindi sicuramente curato nel dettaglio, si poteva fare di più, perché no, io avrei tolto il limone, però è secondo me una presentazione assolutamente efficace e fa gola, cosa fondamentale. Sai perché ha messo il limone? Perché c'è il pesce. Te la butto lì, eh? Perché tu ti mangi un po' di questo fritto con la cipolla, poi intanto dai un morso al limone siciliano che è amabile e ti pulisci la bocca. O le mani, se usi le mani per mangiarlo. Mai il limone sul fritto, quella non voleva essere quella l'intenzione. A me ovviamente il cartoccio piace da morire, perché il cartoccio è stupendo. È certo, cioè il concetto del cartoccio, proprio come hai detto giustamente te, street food, cibo da strada, quindi lo prendi e ti sfondi di questa roba che c'è dentro. Il limone serve, secondo me, come giustamente ce l'hai, per darti una pulitina all'immanizio, però che devi fare un esercizio, per cui te lo schiaffi in faccia così. E quindi, secondo me, l'unica cosa è che avrei gradito un po' più di sostanza dentro, però, no, perché lo fai un po' più piccino ed entra... Mangia, ragazzo. Ecco, diciamo così. Però è molto carino e devo dire, per la presentazione, bene, perché c'è il cartoccio. Beh, il potere della carta gialla, esatto, sui ricordi d'infanzia di Riccardo Rossi. E non solo d'infanzia. È molto bello, però la piadina è stata messa così, però sì, va messa nel cartoccio, perché sennò è troppo piena, non riesce a mangiarla per strada, perché anche la pizza originariamente, la pizza napoletana, si piega e si mangia per strada, non deve essere croccante. E lo stesso vale per questo. Non lo sapevo. Ecco, quindi ce n'è un po' tanto, però sono belle queste noci di macadamia. Anacardi, molta cipolla, però è allegro, è classico, è tipico, è un'idea piacevole, ben presentata. Ricordo alla mia giuria e agli amici a casa che ci seguono che la prova in questo caso era di presentazione, è di presentazione, e il tema era piadina. Allora, secondo me ti sei rovinato da solo volendo fare troppo, perché bastava la piadina piegata con tutto il ripieno. Ti sei soffermato ovviamente sulla lavorazione della ricetta, che non era necessario, perché ovviamente dobbiamo solo presentare. Peccato, perché sì, sicuramente il piatto è giusto, è un piatto che fa abbastanza rustico anche dal colore, però tutto quanto il condimento messo sopra va a peggiorare l'aspetto iniziale. Tagliata col coppa pasta, a cerchi, lo alternavi con gli ingredienti, era fantastico, sai. Idem, l'ho detto Chiaramaci. E ti dico che se fosse stata solo questa cosa qui bianca, che come vedi è anche poi una specie di sorriso, se vuoi, la mettevi sul piatto nero, avevi vinto. Ah, black and white. Certo, senza questo sugo sopra, che proprio deve essere stata una cosa emotiva. Un po' diamo fastidio mentre cucinano. Beh, lo so, quindi però c'era da cacciare, ho capito. È un problema. Ecco, vedi che non è che ti dico bucia. È un problema, nel senso che manca l'appetizing qui, anzi l'appetito taccheggia parecchio. Scusa un attimo. Appetito taccheggia parecchio. Segnatevelo pure voi che stiamo rifoscillando il vocabolario. Appetito taccheggia. Ecco, quindi voglio dire, convengo con lui su un piatto nero,
poteva avere un sapore giapponese sauvage, ma così manca. Gnata. Manca. Il tempo è stato dopo, un po' tirano. Dopo un vocabolario. Sauvage. Già va. Vabbè. Prego signori, votate. Vogliamo da 1 a 5, gessetto rosso, Daniela. Una sorta di... più che fish and chips, qui è fish and onion. Il wrap. Sì. Romagnolo. Qua, questo splendido smile racchiude una bellissima ricetta fatta con pollo, fagioli neri, curry, tabasco. Ottima da accompagnare a una birra prepartita. Ma non troppo per una prova di presentazione. No, no. 12 a 5 per Daniela, vince la puntata. 36 a 25. Allora, io ti offro una birra e ci mangiamo quella. A te ti do un bacio. Salutami la Sicilia e ti spediremo il kit di Cuochi e Fiamme. Venite pure con me che magari quei cartocci ora ce la facciamo davvero. Domani siamo sempre qua, state con noi, Cuochi e Fiamme, guarda quante ricette. Ciao! È stato l'ultimo che nella fretta così.